Buon pomeriggio dalla redazione di Elive e bentrovati in questa nuova edizione del telegiornale. In primo piano abbiamo la cronaca e la chiusura di un centro massaggi in via Mantova. Vi porto subito con me sul nostro quotidiano online livebrescia.tv per leggere insieme i dettagli della notizia. La polizia locale ha chiuso un centro massaggi di via Mantova a seguito di un controllo. La titolare era però irreperibile, ma all'interno della struttura erano presenti due persone. Entrambi non avevano documento di riconoscimento e un contratto di lavoro. Le due sono quindi state accompagnate al comando di via Donegani per l'operazione di identificazione e gli agenti, nonostante non siano riusciti a rintracciare la proprietaria, in seguito appunto ai controlli del personale dell'ispettorato del lavoro e dell'ufficio IMSS, le è stata notificata l'immediata sospensione dell'attività. Ecco, per tutti i dettagli vi rimando al nostro quotidiano online e livebrescia.tv. Noi adesso invece continuiamo con il telegiornale. La Giunta ha approvato il progetto definitivo per il tram. Il 24 di giugno sarà portato in consiglio comunale per l'approvazione e poi partiranno le fasi attuative. Scopriamo tutti i dettagli con la sindaca Laura Castelletti. Il tram sarà l'opera pubblica più importante dei prossimi anni. Entro il 24 di giugno la porteremo al voto in consiglio comunale, ieri in giunta, e rappresenta davvero una grande possibilità rispetto al trasporto sostenibile per la nostra città da aggiungersi alla metro. Potersi spostare con un tram vuol dire avere un mezzo sicuro, avere un mezzo di trasporto che inquina meno e quindi un'attenzione all'ambiente. Chi si muove con i mezzi pubblici vive anche meno stressatamente. Il tram è anche occasione per riqualificare alcune zone della città, una su tutte la stazione ad esempio. Sì, il tram porterà con sé la riqualificazione di zone, così come dico ai bresciani e alle bresciane, avete visto quando è partita la metropolitana, perché ha cambiato il volto di alcune zone della città che sono andate via via migliorando, dove l'abitare è diventato più gradevole e più accogliente. Sicuramente accadrà così anche per il tram. C'è il nodo della stazione, un progetto anche lì importante, l'intermodalità, cioè dove il tram incontrerà la metro, incontrerà i treni, l'alta velocità, ma anche il grande parcheggio. Abbiamo immaginato qui uno spazio che deve essere progettato tenendo conto della bellezza, della sicurezza e del fatto che sia un luogo iconico. Cambiamo decisamente argomento. Parte anche da Brescia la sperimentazione della riforma disabilità. Partirà anche da Brescia la sperimentazione della nuova riforma disabilità. In tutto, le province concordate con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono 9. Con Brescia ci sono anche Catanzaro, Firenze, Forlì Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha annunciato che la sperimentazione del nuovo sistema legislativo, che punta a semplificare il sistema di accertamento dell'invalidità civile e introduce il progetto di vita, inizierà nel 2025. È una grande sfida, il primo passo per un approccio innovativo nella presa in carico della persona con disabilità, sottolinea Locatelli. L'anima di questa norma risiede nel superamento delle prestazioni, oggi estremamente frammentate tra sanità e sociale, e nella garanzia che ogni persona con disabilità possa essere protagonista della propria vita. A breve prenderà avvio anche la formazione di tutti gli enti coinvolti e il monitoraggio. Poi, a partire dal 2025, la fase di formazione si estenderà in modo più capillare agli enti pubblici e del terzo settore. Uniti dai templi mondiali della velocità, la Regione Lombardia ha terminato il suo viaggio negli USA ad Indianapolis. I dettagli con il presidente di Asso Lombardia, Alessandro Spada. Siamo in Indiana assieme a Regione Lombardia, con cui la collaborazione per la promozione del nostro territorio è sempre molto attiva. E siamo all'Indiana Summit del 2024, dove stiamo presentando tutte le opportunità di investimento che ci sono in Italia, soprattutto sui temi che sono molto importanti per le transizioni, sia per quella digitale e sia per quella ambientale. È una grande opportunità perché nello stesso tempo avremo la possibilità di andare a visitare degli investimenti già fatti da imprese italiane qua nel territorio di Indianapolis, più precisamente nel campo dell'automotive,
e quindi avere anche l'opportunità di essere presente nel 500 miglia di Indianapolis, che assieme al Gran Premio d'Italia che si tiene a Monza, nella nostra regione Lombardia, è l'evento automobilistico più vecchio del mondo e più popolare. Quindi una missione che rafforza ancora una volta la capacità del nostro territorio di collaborare con chi, con altri territori che hanno le stesse nostre caratteristiche, che hanno gli stessi nostri asset e da cui possono nascere delle sinergie importanti per le nostre imprese e di conseguenza con ricadute sul nostro territorio. Apriamo la pagina eventi con il Brescia Summer Music 2024. Saranno 12 i concerti tra Campo Marte e Piazza Loggia. Si parte il 3 luglio con Emma. Santo, ormai non è praticamente più una sorpresa. Ogni estate riuscite a mettere insieme un calendario di eventi e di concerti di primissimo livello e soprattutto variegato. Sì, tutti, ormai è una tradizione, non possiamo cambiare tradizione e anche quest'anno faremo una serie di concerti per i giovani, giovanissimi, e a settembre in Piazza Loggia invece persone un po' più collaudate. I biglietti sono già in vendita e alcuni stanno vendendo davvero tantissimo, lei si è stupito ad esempio dei La Sad. Sì, sì, i biglietti sono di tutti, sono in vendita, stanno andando funzionando bene, in particolare i La Sad che sono proprio la sorpresa di quest'estate. 12 date, 12 concerti, Piazza della Loggia a settembre, in luglio sarà l'arena di Campo Marte, musica e artisti che parlano tutti i linguaggi musicali e parlano a tutte le generazioni. L'invito che faccio è anche quello di recarsi in questi luoghi, in questi spazi, utilizzando i mezzi di trasporto pubblici, ci sono due fermate della metro molto comode, ci si può arrivare in bicicletta o con una passeggiata, godiamoci la musica, godiamoci la città e abbiamo attenzione all'ambiente. Ecco, per tutti gli appuntamenti vi rimando al nostro quotidiano online livebrescia.tv. Ora invece parliamo sempre di eventi musicali e in particolare di concerti in occasione del 50esimo della strage di Piazza della Loggia. Vi porto con me sul nostro quotidiano online per leggere insieme gli appuntamenti. Il 28 maggio si celebra il 50esimo anniversario delle vittime della strage di Piazza Loggia e per l'occasione in città, a partire da questo weekend, si terranno diversi concerti commemorativi. Ecco, si parte proprio domenica mattina alle 11 al Teatro Mina Mezzadri con A Chi Non C'era e poi si continua, come potete leggere, domenica 26 maggio alle 16 in Duomo Vecchio e si termina lunedì 27 maggio alle 21 sotto il porticato di Palazzo Loggia. Per tutti i dettagli vi rimando al nostro quotidiano. Noi invece continuiamo con il telegiornale e presentiamo l'ultimo degli eventi della categoria. Parliamo di LIFE, un evento performativo multimediale organizzato dai ragazzi del DAMS della Cattolica al MOCA. Gli studenti e le studentesse del terzo anno DAMS hanno lavorato su questo evento performativo legato alla mostra di Giulio Locatelli. La loro idea è nata appunto vedendo le opere di questo artista e piano piano si è snocciolato questo argomento, ovvero di come si arriva alle scelte della vita nei momenti importanti della propria esistenza. Partendo dalla nascita, passando poi all'adolescenza e al mondo adulto, si arriverà poi a scoprire che il ciclo della vita è un continuo e avremo queste figure delle Moire che faranno un po' da trait d'union. Noi vi aspettiamo, è il 30 di maggio, ci saranno tre turni, uno alle 20, uno alle 21 e uno alle 22. È stata un'esperienza intensa e ho lavorato con gli studenti del secondo anno del laboratorio di scrittura performativa e abbiamo elaborato dei contenuti utili alla realizzazione della performance che metteranno in scena gli studenti del terzo anno. Noi ragazzi del DAMS abbiamo diverse aree di specializzazione, diciamo, che sono arte, spettacolo e media, e quindi è stato molto interessante lavorare tutti insieme perché abbiamo proprio dato ognuno una piccola parte di noi stessi per questo spettacolo. Alla fine è stato sicuramente difficile perché mettere insieme 60 persone e passa non è mai facile,
Però devo dire che siamo molto contenti e soddisfatti del risultato. Vi aspettiamo il 30 maggio e mi raccomando non mancate, perché sarà un bel teatro misto all'audiovisivo, perché sarà un po' il centro appunto di questo spettacolo, appunto, il mettere insieme video e teatro. Passiamo al meteo. Tempo ancora instabile. Tutti i dettagli con 3B. Per il weekend invece ritroveremo correnti umide e fresche verso il centro-sud, quindi dei temporali sabato anche sulle regioni centro-meridionali, meglio domenica con più sole sull'Italia, a parte qualche disturbo ancora al sud. Le temperature di domenica in netto aumento, non al sud ma più che altro al centro-nord, torneremo a toccare i 28 gradi sulle centrali tirreniche, 28-29 gradi anche in pianura padana, sarà una bella giornata estiva. Con la nuova settimana invece possiamo osservare da ovest il ritorno di impulsi freschi dalle isole britanniche che penalizzeranno soprattutto il nord Italia con altri temporali. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti scaricando l'app di 3B Meteo. Lo sport. Stasera alle 20.45 la Germania incontrerà Milano. Grande attesa per gara 1 della semifinale playoff. Così magro alla vigilia della partita. Alla fine del terzo anno, dopo tre stagioni dove c'è stato modo di celebrare altre vittorie, momenti molto importanti, molto esaltanti e anche delle delusioni, no, che ci hanno lasciato con l'amaro in bocca, siamo qua, anziché in vacanza dal 5 maggio o dal 7 maggio come l'anno scorso, ad avere avuto la possibilità di fare una convincente prima serie di playoff contro Pistoia, che ci ha sicuramente dato grande fiducia e ci ha fatto ritornare un po' a quelli che erano stati i ritmi che durante la stagione avevamo visto, ma solamente a tratti. E adesso abbiamo la grande soddisfazione e felicità di affrontare nella loro casa, fuori casa, la più forte squadra che c'è in Italia, una squadra di Eurolega, una squadra che nel girone di ritorno dopo la Coppa Italia ha visto pochissime battute di arresto. È inutile parlare di roster, profondità, voglio dire, allenata da un allenatore che a differenza mia non è la prima semifinale da capo allenatore che gioca, mi sembra che abbia collezionato tantissimi trofei nella sua lunga e carriera. È un motivo di grande orgoglio e soddisfazione il fatto di essersi guadagnati questa possibilità. Rolando Maran è stato promosso, rimarrà infatti sulla panchina del Brescia per un altro anno, confermato anche l'intero staff tecnico. È stato senza ombra di dubbio il fattore chiave che ha fatto svoltare in positivo la stagione del Brescia Calcio, raggiungendo la salvezza con largo anticipo e conquistando uno spareggio playoff che, per quanto visto, sarebbe benissimo potuto finire diversamente. Stiamo parlando di Rolando Maran, che seduto sulla panchina delle rondinelle dallo scorso novembre ha diretto i suoi in 27 partite, vincendone 9, pareggiandone 11 e perdendone 7. Una prestazione che evidentemente è piaciuta come alla società, che ha deciso di rinnovargli il contratto fino al 2026. La società Brescia Calcio è felice di annunciare di aver raggiunto l'accordo con il mister Rolando Maran per il prolungamento del contratto fino a giugno 2026, hanno fatto sapere da via Solferino, aggiungendo: la decisione di confermare l'intero staff tecnico presenta un segno di continuità e di fiducia nel lavoro svolto nella stagione sportiva 2023-2024 con il raggiungimento dei playoff. Infatti il prolungamento non riguarda il solo mister Maran, ma anche l'allenatore in seconda Christian Maraner, i preparatori atletici Andrea Tonelli e Luigi Posenato, l'allenatore dei portieri Massimo Lotti e il match analyst Davide Farina. Chiudiamo con la grande festa di fine stagione del Brescia Calcio con gli sponsor. Il nostro allenatore consegna il premio della vittoria alla maglia azzurra. Allora, com'è andata? Ma personalmente non troppo bene, un infortunio al terzo minuto, per il resto direi benissimo. La società per l'ennesima volta mette a disposizione dei tifosi momenti indimenticabili, i momenti di incontro agli store e questa partita tra gli sponsor, veramente una cosa unica, complimenti.
Noi invece ci fermiamo qui, ma non le notizie che continuano ad essere pubblicate sul nostro quotidiano online livebrescia.tv, dove cliccando su questo piccolo box potete guardare la diretta in streaming del nostro canale TV 181 24 ore su 24. Per rimanere invece costantemente aggiornati e ricevere tutte le notizie direttamente sul vostro cellulare, vi ricordo di continuare a seguirci sulle nostre pagine social o di scaricare la nostra app gratuita. L'appuntamento con una nuova edizione dell'informazione torna questa sera a partire dalle 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.